giornata mondiale del complimento. I più gettonati: Enrico Mentana e Alberto Angela a Roma, Napoli e Milano. Pioggia di post-it per fare i complimenti ai passanti. Smettila di paragonarti agli altri. Tu sei inimitabile, non la Gioconda, sei così affascinante che anche Alberto Angela ti dedicherebbe una puntata di Ulisse, sei così speciale che anche Enrico Mentana ti dedicherebbe un servizio. Sono questi i complimenti spiritosi e originali. Chi non vorrebbe partecipare ad una puntata di Ulisse presentata dal sex symbol più seguito d'Italia, che oggi, 1 marzo, nella giornata mondiale del complimento. I cittadini di Roma, Milano e Napoli si sono visti consegnare, avendo così un motivo in meno per correre a lavoro e uno in più per sorridere e accettare il complimento. Un gesto semplice, come quello di distribuire un post-it all'uscita delle metropolitane delle tre città italiane, ha permesso ai passanti di spezzare per qualche minuto la routine e la frenesia della quotidianità, e di sorridere mentre leggevano il complimento ricevuto. L'iniziativa ironica e divertente è organizzata da adottauragazzo.it, il sito di dating online più famoso al mondo, è stata creata per celebrare la giornata mondiale del complimento. Tanti giovani, proprio come gli utenti che solitamente usano l'applicazione dedicata agli incontri online, tra cui ragazze dirette all'università, ma anche manager eleganti e giovani hipster o dandy di città, si sono visti recapitare una frase di complimento, dando così un sapore diverso e più dolce alla giornata. Un'idea divertente ed elegante in perfetto stile con il mood di adottauragazzo.it che, anche nella giornata del complimento, tralascia l'asfisico, puntando tutto sulle sensazioni ed emozioni del pubblico, in una società in cui l'apparire è più forte dell'essere. A Roma i post-it di complimento di Adotta un ragazzo sono stati ricevuti in zona Piazza Bologna, Policlinico e Furio Camillo, a Milano nei pressi della stazione Bicocca, Politecnico e Cadorna, mentre a Napoli in zona Piazza Orientale, via Toledo e Piazza Garibaldi.